Barone Vassallo, siamo al 17 agosto 2023. Buonasera a tutti. Allora, capita in questi giorni così, quasi di festività, di tranquillità, di rincontrare alcune persone che non si vedevano da moltissimo tempo. Tutti noi abbiamo avuto degli amici che hanno, posseggono, hanno avuto la nostra stessa passione e molto spesso, nostra stessa passione intendo di automobili, e molto spesso capita di parlare, scambiarsi idee dopo tanto tempo che non ci si vede. Naturalmente, tra le persone più diciamo accese con la cultura automobilistica, il discorso che torna prevalentemente in questo periodo sono le auto elettriche. E le auto elettriche, naturalmente, a un vero appassionato di motori non stanno assolutamente bene. Si sta sviluppando in tantissime persone l'idea che le auto elettriche, comunque sia, comunque vada, prendono fuoco. Ed è l'opinione più giusta, perché è la verità. Poi, naturalmente, quando stai in un gruppo di amici, come è capitato i giorni scorsi, trovi sempre quello stupido, quel cretino, quell'elettroidiota che ti dice: "Ah, ma allora secondo voi tutte le auto elettriche prendono fuoco? E che vi pensate? Che gli ingegneri non le sapevano queste cose? Pensate che non ci hanno pensato?" E allora tu cerchi di spiegarglielo, però devi portargli dei dati molto molto precisi. E allora, per quelli che ancora non hanno capito cosa sono le batterie al litio e come funzionano, andiamo a spiegare un meccanismo molto importante. Il meccanismo molto importante che colpisce le batterie delle autovetture elettriche si chiama runaway termico. Runaway termico. Questo meccanismo può causare l'esplosione della batteria stessa e il successivo propagarsi dell'incendio all'interno del veicolo. Inoltre, quando nell'ambiente si riscontrano livelli di temperatura estremamente elevata, le batterie al litio possono bruciare e lo spengimento richiede delle specifiche procedure molto spesso inattuabili. Perché le auto elettriche prendono fuoco? La spiegazione inquietante. L'introduzione delle auto elettriche nel mercato automobilistico ha portato a un terribile cambiamento nel settore automobilistico. Questa tipologia di auto ha introdotto importanti innovazioni, tra virgolette, in ambito della sostenibilità, tra virgolette, a discapito del consumo dei combustibili tradizionali. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati rilevati dei preoccupanti casi di incendio che coinvolgono le auto elettriche, suscitando domande sulla loro sicurezza in tale ambiente. In questo articolo esploreremo le ragioni dietro questi incendi e la spiegazione inquietante che si nasconde dietro di essi. Quali sono le cause degli incendi nelle auto elettriche? La principale causa degli incendi nelle automobili elettriche risiede nelle loro batterie a litio. Essendo ad alta tensione e contenendo, attenzione, celle a litio, possono generare calore durante il normale funzionamento. Quando
qualora la batteria venga danneggiata o compromessa, ad esempio a seguito di un incidente stradale, può innescarsi un fenomeno noto come thermal runaway. Il runaway termico. Quando una batteria al litio subisce un aumento di temperatura rapido e incontrollato, si verifica il runaway termico. Una volta innescato, questo genera un effetto a catena che porta all'aumento dell'energia termica. Questo meccanismo può causare l'esplosione della batteria stessa e il successivo propagandarsi dell'incendio all'intero veicolo senza preavviso. D'accordo? Può causare l'aumento dell'energia termica. Questo meccanismo può causare l'esplosione della batteria stessa, il successivo propagandarsi dell'incendio nell'intero veicolo senza alcun preavviso. D'accordo? Inoltre, quando nell'ambiente si riscontrano livelli di temperatura estremamente elevata, le batterie al litio possono bruciare da sole e lo spengimento richiede delle specifiche procedure spesso inattuabili. Le sostanze chimiche presenti nelle batterie, infine, una volta bruciate, emettono gas tossici, complicando ulteriormente le operazioni di spengimento e di soccorso. Le sostanze chimiche contenute nelle batterie, infine, una volta bruciate, emettono gas tossici, complicando ulteriormente le operazioni di spengimento e di soccorso. Quindi, infine, l'articolo dice che le case automobilistiche stanno facendo delle ricerche a riguardo di questo fenomeno per evitarlo, ma ad oggi non è ancora stato possibile, in quanto la gestione termica delle batterie e l'utilizzo di materiali totalmente ignifughi è ancora impossibile. Tuttavia, la complessità delle batterie al litio e le condizioni imprevedibili in cui possono trovarsi durante un incidente stradale rendono ancora necessario un costante sviluppo tecnologico per garantirne la massima sicurezza. Ora, vi dico una cosa. L'elettroidiota è un mostro, un nuovo mostro di questa società. L'elettroidiota è quella persona che comunque sia non vuole ammettere che una tecnologia che attualmente è inutile, perché l'auto elettrica ad oggi è un qualcosa di inutile e nocivo. L'elettroidiota non lo capirà mai, probabilmente non lo capirà mai, finché, come sta avvenendo in moltissime nazioni, moltissime situazioni, finché mentre stai camminando di colpo noti le fiamme che entrano nell'abitacolo, cerchi di prendere, come avete visto, come avete potuto vedere nel video che trovate su questo canale, cerchi di prendere tuo figlio piccolo, cerchi di prendere i tuoi averi, tua moglie, quello che è, e poi tutto brucia in un grande spavento. Nella migliore delle ipotesi, in pesanti ustioni nell'ipotesi intermedia, e nella morte nella peggiore delle ipotesi, senza considerare che le persone che probabilmente saranno vicine, parcheggiate vicino, o che magari verranno per una qualsiasi ragione in collisione con l'elettroidiota, si troveranno a dover gestire una situazione terribile portata avanti dall'imbecillità di queste persone. Se non fosse tragico, sarebbe comico, come
Certe persone amano fare la fine del topo e paghino anche per questo. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.